Perché questa cosa del politicamente corretto ci aveva sicuramente senso, ma adesso c'è proprio tanto sfuggita di mano. Perché politicamente corretto significa corretto in ambito politico, civico, ma non è sinonimo di giusto. Perché giusto e sbagliato è un concetto che dipende dal contesto. No? Cioè, mangiare la pizza è giusto. Mangiare la pizza quando fra 5 minuti devi fare la finale delle Olimpiadi di nuoto è sportivamente sbagliato. Suonare il sax è giusto, scorreggiare è umano, scorreggiare in un sax è musicalmente inopportuno. Per quanto molto divertente e per qualcuno è avanguardia, me rendo conto. Oh, attenzione però, questo non significa che quindi con sta scusa del contesto chi fa un lavoro tipo il mio se ne può fregare, dice ah, il contesto blah, 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 e continua a dire quel cazzo che gli pare così e buff. No, questo vuol dire essere solo stronzi. È ovvio che quando parli al pubblico Devi cercare dei nuovi equilibri a seconda di come la società si evolve e quindi andare incontro alle sensibilità della gente. Ma appunto devono essere degli equilibri tra tutti i fattori. Il politicamente corretto non è un equilibrio, è un estremo, che nell'arte, tra l'altro, non funziona. Il politicamente corretto nell'arte non c'entra niente, ma proprio per motivi mica, non etici, proprio per motivi pratici, cioè di ritmo, di dinamica, di sintesi. Cioè, voi immaginatevi la musica, se dovesse essere così. Andiamo sui classici. Fabrizio De André, Bocca di Rosa. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione, senza nulla togliere a tutte le lavoratrici del sesso che devono essere libere di fare quello che vogliono con il loro corpo. Il problema è che nella prostituzione c'è la schiavitù, quindi bene Bocca di Rosa, tutte le altre, mannaggia. Mamma, benché anche le donne senza figli meritino comunque rispetto. Just kill the man, e sottolineo kill the man perché kill a woman è femminicidio. Ecco, per dire una parola che a me mette tantissima ansia è la parola femminicidio. Vorrei tanto farvi vedere le vostre facce dal mio punto di vista. Avete smesso di respirare tutti all'unisono. Si diventa tipo un buco di culo che ha fatto così. Tranquilli, non ci ho battute su questa cosa del femminicidio. Vi ho detto che è una parola che mi mette molto ansia, quindi non ci ho battute. Mi mette molta ansia, come in realtà mi ha messo molta ansia l'idea di fare questo spettacolo. Cioè, quando io 3 anni fa ho deciso di fare da maschio uno spettacolo sul femminismo. Un'ansia che ho provato, una delle ansie più forti che ho provato in vita mia. E non perché, te credo, c'hai paura delle femministe. Come se le donne non mi mettessero paura sempre, tutte, a prescindere. No. È perché è molto difficile oggigiorno spiegare come funziona questa faccenda del fare le battute. Mi spiego meglio. Voi dovete immaginare che le battute, no? Quando uno dice fa una battuta su un argomento, non è che stai scherzando sull'argomento, che non vuol dire un cazzo. Tu stai facendo uno scherzo, stai prendendo in giro i sentimenti che la gente prova dietro quell'argomento. Mi spiego ancora meglio. Dovete immaginare che le battute sono come tipo un ragazzino dispettoso che si passa le giornate a nascondersi dietro l'angolo dei palazzi per fare bu ai passanti. Le battute sono come ragazzini che stanno aspettando di fare bu ai sentimenti che passano. Vi faccio degli esempi. Battute sulle coppie. Qual è il sentimento che noi proviamo quando sentiamo che sta arrivando una battuta sulle coppie? Sostanzialmente indifferenza. Perché ne abbiamo sentite talmente tante da quando siamo ragazzini, in famiglia, a scuola, con gli amichetti, che ormai non ci frega più niente. Se ci fanno ride bene, se no, sti cazzi. Quindi la battuta sulle coppie sta lì dietro l'angolo ad aspettare che passi l'indifferenza. Come va in giro l'indifferenza? È indifferente, quindi così. La battuta gli fa boh! Ma vaffanculo. Fine. Altro esempio, battute sui disabili. Qual è il sentimento che si prova quando si fanno le battute sui disabili? Il pietismo. Come va in giro il pietismo? Così. Snob col palo in culo. Pietismo, va in giro. La battuta fa boom. Come si permette? Lei non lo sa che ci sono persone che soffrono per queste cose. Ora chiamo le guardie e i carabinieri. Battute
battute sulla religione. Come va in giro il sentimento religioso? Ti qualifica nel paese delle meraviglie, vive in un mondo tutto suo. La battuta sulla religione fa buh. Gesù, perché nessuno ci rispetta? Uè, perché ci vogliono per forza riportare con i piedi per terra? Uè! Come va in giro il sentimento femminista? La battuta non fa neanche in tempo a spuntare. Come cazzo ti permetti? Io ti ammazzo, pezzo di merda! Muori, bastardo, non lo faremo più! Ragazze, uccidiamolo! Ah!